Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Quest'oggi facciamo due cose: da una parte arrediamo un pochino il nostro bunker e dall'altra andiamo a cercare i bunker degli altri, dato che ormai gli indizi ci sono. Allora, non capirete nulla perché le linee temporali sono particolari, perché noi abbiamo fatto quello che avevamo detto all'inizio di questa prova, ovvero abbiamo costruito il nostro bunker segreto in un video registrato, che però voi verrete soltanto dopo la fine di questa sfida, perché ovviamente altrimenti si vedono esattamente le coordinate, tutti trovano il nostro bunker e noi perdiamo. Quindi oggi ve lo facciamo vedere soltanto al suo interno, con il teletrasporto che appunto abbiamo aggiunto per questa sfida specifica, e lo arrediamo un pochino, ma allo stesso tempo vediamo se troviamo la casa di qualcuno, perché questi sono gli indizi, ok, di tutti quanti. E non lo so, allora, alcuni mi sembrano parecchio complicati, perché comunque non mettono tutti gli indizi, ok? Quindi ad esempio vedi Kendall dice solo altezza meno 50, bioma foresta. Vuol dire che io devo andare a cercare letteralmente in 2000 blocchi per 2000 ad altezza 50 scavando. Lo faccio? Assolutamente no, neanche per sbaglio. Però scusa un attimo, brutto maledetto, schifoso, hai dato 3 indizi? Sì. Cioè li stavo leggendo ora perché non so che hai fatto, ma sei scemo. Cara, io ho spiegato che in questa prova no, gli indizi fanno guadagnare punti. Ho capito, ma avresti dovuto far come Kendall che ha scritto ti piacerebbe. Ma mica non prende punti così, lui ha dato 2 indizi. L'ho capito, però della serie che non devi dare il ma terzo. L'ho spiegato che in questa prova era fondamentale dare più indizi possibili, perché si guadagna un moltiplicatore e becchi beccano anche i punti aggiuntivi. Se ti beccano guadagni meno punti da non essere beccato. E comunque scusami, guarda che, perché vi dico anche questo, abbiamo cambiato la terza, diciamo il terzo indizio, per renderlo un pochino più complicato, perché abbiamo fatto notare che era troppo eccessivo. Esatto. Questo è la somma delle due coordinate di X e Z, quindi vuol dire che tu sai che la somma delle due coordinate fa 1260, ma sai quante possibilità ci sono? Quello sì. Cioè può essere 1100 una coordinata e 100 l'altra, può essere 1301 e meno 100 l'altra, cioè è follia. Però, sì, visto che è la somma, io sto guardando un pochino. Perché tipo, guarda questo di Carly, 390 vuol dire che è vicino, perché se è la somma di due coordinate, ho dato solo la X, aspetta, perché c'è scritto X, come funziona? Ho il dubbio, perché forse cioè, Carly l'ha messo prima di aver letto che era cambiata la regola, quindi con Carly ho sul dubbio. Quindi andiamo a cercare Carly. A me intriga invece un'altra persona. Fammi vedere. Meno 1 di altezza. Ed è nella sua somma a 344 dalla zona di spawn. Io infatti stavo già guardando. Lui è il più facile da trovare. Nel momento in cui mi hai detto che è la somma, io stavo guardando tipo light, loco, perché comunque sono coordinate che sommate fanno poco. Sì. Quindi per forza è in zona. Sì. Per forza di cose. Noi siamo i più lontani alla fine. Però loco non ci ha voluto dare l'Y. Ah, beh, sì. Noi effettivamente siamo non tutti l'hanno scritto. Di pochissimo i più lontani, sì. 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 Però non tutti l'hanno scritto, quindi non è la certezza, perlomeno tra quelli che hanno dato gli indizi. Allora, altra cosettina, Franci non partecipa alla prima sfida, l'abbiamo detto nel video in cui è entrato Franci, perché è entrato che era già iniziata la sfida, quindi non conveniva farlo iniziare. Infatti. Cercherò di fargli fare una provettina aggiuntiva per guadagnare dei punti. Dalla prossima sfida in poi, giustamente, Franci parteciperà a tutte le sfide. Questo invece è il tappeto rosso della live che spero che avete già visto di venerdì, dove Marci è diventato Big Re, ma noi stiamo registrando venerdì, quindi Marci non è ancora il Big Re, ma c'è stata la live, spero vi sia piaciuta un sacco, anche se non so come è uscita perché non l'abbiamo ancora fatta, magari siamo crashati dopo 2 minuti di live. Ma quindi abbiamo il tappeto rosso che ci porta al castello? Sì. Ok. Sarà molto carino. Molto carino. Non me lo spoilero, voglio vederlo in live. L'ho preparato quindi io con guerra. Allora, slash secret, cara. E andiamo dentro il nostro bunker. E non l'ha beccato nessuno, teoricamente. È andato tutto ok. Allora, vi faccio vedere. Infatti, niente, mi stavo spaventando. Abbiamo messo in modo molto simpatico un scemo chi legge. Perché, idea mia. Perché abbiamo 5 anni. Non ringraziatevi. E poi, se trovi questo bunker, non dirò a nessuno e ti paghiamo. Questo è un tentativo di non far divulgare le coordinate del nostro bunker a tutti gli altri. Però sembrerebbe che nessuno per adesso ha beccato il nostro bunker. O perlomeno non c'è dato sapere. Non c'è dato sapere. Perché magari l'hanno beccato, ma non, anche se cioè avrebbero dovuto riparare tutto, non farci notare che è stato trovato. Avrebbero lasciato un messaggino, non c'è nessun messaggino, quindi secondo me è tutto ok. Allora, mia cara, non possiamo dire nulla. Lo so, quindi è difficile. Brava. Però io oggi, cioè come ci organizziamo?
arredo un pochino oppure andiamo insieme a cercare, perché io vorrei anche cercare i bunker, capisci? È noiosissimo cercare i bunker. No, è bello, è divertente. Dici. Ascolta, vado un po' con te a cercare i bunker, tanto poi posso tornare qui quando mi pare, nel caso poi vado a prendere i materiali a casa e vengo qua. Hai una pala? Sì, sì, ce l'ho. Ok. A che serve? Indovina, a ballare. Andiamo. Ma che serve? Chissà cosa serve oggi. Allora, facciamo una roba. Ci facciamo una bella foto di tutti quanti. Esatto, così non dimentichiamo niente. E io ti direi che cerchiamo Mark Lightning. Mark Lightning. Carly no, perché mi viene il dubbio. Però se Carly ha messo la X. Ma non abbiamo la Y. Però è il bioma Sunflower. Che è particolare. Allora, andiamo da Carly. Andiamo un attimo a X390. Esatto. Vediamo se Carly si è autosabotata la prova. Sono curioso di questa cosa, bisogna toglierci il dubbio. Perché se a X390 c'è Sunflower, ragazzi, scaliamo verso il basso e abbiamo finito. Ti dico anche, ho avuto tutto il tempo di modificare l'indizio. Perché abbiamo avvisato per tempo. Sì. Quindi se poi non l'ha letto e si è distratta, noi ne approfittiamo. Certo, cioè, ovviamente. Ne approfittiamo di qualunque persona, di qualunque errore. Cioè, anche se sono nostri amici, noi ne approfittiamo. Allora, l'unico problema, ovviamente, e noi abbiamo anche uno svantaggio perenne, ma è colpa nostra, perché non faccio mai gli episodi puramente survival, perché non c'ho mai sbatta. No, anche perché noi... c'è troppo da fare. C'è troppo da fare, che io vi ricordo sempre che devo preparare tutto quello che esatto. Vedete in tutta questa cavolo di serie, compreso qualunque cosa vedete. Quindi è anche per quello che non ce la faccio. Ho fatto poche cose. Lo senti solo tu? Sento forse perché è il rumore degli animali attivo, io no, perché sennò danno troppo fastidio. Dicevo che anch'io ho fatto poche cose survival. Però tu però hai più colpe. Lo so, però in questo periodo ho avuto tanti impegni. Voglio comunque riprendere. Ma Steph, che fai sta schifezza? E intanto la spacco. E serve anche a me, però, per saltare. Davvero? Davvero? Oh, ma quanti... Dai, perché la gente deve dormire in questa serie? La gente deve dormire in questa serie. Io non ce la faccio più così. Ci stanno dei letti qua. Faccio esplodere tutto. Sono nervoso. Raga, dobbiamo togliere i Phantom. Guarda, scusa, se guardi i video, togli i Phantom. Queste mura sono senza dimenticati fare... dietro. Togli... esatto, togliamoli. Sparks. Sempre colpa di Sparks. È sempre colpa di Sparks. Cioè, Sparks, io dico una porta per uscire, perché altrimenti mi tocca farti esplodere casa, perché non ci passo più. C'è un letto. C'è un posto per non uscire. C'è manco un letto. Cioè, non... Aspetta, se salto da qui, secondo te riesco a raggiungere le mura? Parkour. Ci provo, Ma tu non ce l'hai lì? Ce l'ho fatta. GG. Non ho razzetti. Salta da casa sua, fidati. Dal piano di sopra o...? Dal piano di sopra, okay. Tutto su. È un po' un parkourito, però giusto giusto ce la fai. Sì, ma sto per urlare per i Phantom. Lo so, anch'io, però non ci possiamo fare nulla. Salta. Perfetto, andiamo. Ok. C'è anche l'acqua per buttarci. Comunque, oh. Sparks, una porticina, per favore. Allora, X abbiamo detto che era 390. E sai che però dobbiamo fare tutto Y. Capito? Cioè, non è facile qual trovare i bunker. Il bioma dei Sunflower. Cioè, dovremmo vedere tantissimi girasoli. No, e i piccioni. Ah. Ci sei, dimmi che ci sei. E questi a casa mia sono Sunflower. Fammi vedere un attimo. Minecraft Sunflower Plains. Ok, allora, aspetta. Però non ci ha detto l'altezza, giusto? No. 390. Guarda se ci sei, così leviamo. È una sbatta da trovare, in effetti, Aspettate, però, raga, 390. Mi sa che non è già più Sunflower. Allora magari. Cioè, io non so se è davvero. Raga, 390 tondo non è Sunflower. Mi sta compromettendo la vita. Però è una coincidenza troppo grande. Che comunque ha però guarda, qua è Sunflower. Ed è comunque. È qua. Questo perché devi considerare che sotto rimane Sunflower, no? Aspetta. Ma scusami. Se qualcuno l'ha già trovato, nessuno ha davvero scavato qua? Ma non o è qualcuno detto che... l'ha riparato? Potrebbe. Cioè, quanti punti prendi per averlo trovato solo tu? Perché se alla fine prendi tanti punti è ovvio che lo ricopri, perché certo. Non vuoi che gli altri lo trovino. Ragazzi, come faccio? Cioè, io sono a 390x, ok?
Ma Y può essere qualunque coordinata che comunque dentro Sunflower. Però secondo me, raga, questo blocco è quello giusto. Io scavo nell'1 per 1. Perché sapete che cos'è? Che star dentro 390 e star dentro Sunflower non è banale. Mi sono illuso ma per mezzo secondo. Porca miseria, guarda che ti schianti. Anch'io mi sono illusa, ero zitta perché con la coda dell'occhio ho visto una parte. Non scendere. Aperta. Ok, allora. Sto pensando che la cosa migliore è che torno in superficie e vedo quali altri blocchi stanno dentro X390 con ma Sunflower. Porca miseria, io e sono... riscavo sotto per sotto in quei blocchi. Cioè faccio questa strategia, raga, perché credo che sia la cosa migliore piuttosto che scavare a random ovunque tutto qua attorno e sperare di trovarlo, cosa che non succede. Allora, sono quasi di nuovo a 390 e sto tornando in superficie. Siamo molto poco in alto in questo momento. Allora, io sono in giro sopra di te. Ho un piano. Dimmi. Scavo in tutto attorno a 390 e vediamo se da qualche parte la troviamo. E però, tu sei arrivata. Sì, sono sopra di te, credo. Cioè, io sono a 390 e tu sei? 390? Io sono a... no, adesso, aspetta, 390. Vabbè, più o meno. Ok, no, però sono vicino a te perché io sono meno 600. Tu sei meno Ok, 600. Mi dici a che altezza stai? 68. Sì. Ok, 68. Mi dici dove finisce Sunflower con 390? La Y. Perché effettivamente potrebbe essere un'idea anche questa, capite? Allora, ti vedo però, ok. Però aspetta, tipo qua è già finito, qua è Plains. Aspetta, saliamo un po', uso i blocchi di cobblestone che prima... Sei qua. Ok, lì dove sei tu è Plains? Sì. Io provo... Però aspetta, come faccio? Io non voglio far muovere la 390, però è davvero... devi azzeccare il punto preciso in cui muoverti. Qua questo... c'è della gravel. Che sbatta, raga. Questo no. Mamma mia, mi fa impazzire. Perché vorrei andare verso Fere, capite? E... allora, qui sono ancora più o meno 390. Tanto il biome... ricordiamoci che il bunker è un 6x6. Aspetta! Devo coprire questo posto, è palesemente qui. E chi ce l'ha messo del cherry? Aspetta. Poi Carly ha quasi tutta la casa in cherry, quindi potrebbe essere il suo. Ok, allora calmi. E gravel qua per non destare sospetti è la cosa migliore che posso fare. Quindi gravel. E poi tipo leva così. Torcia. Ma se metto il tuff è un disastro. E vabbè, metto cobblestone. Ma cobblestone è palese. Ma non ho altro. Mannaggia, non è nulla, non ti sei portato niente. No, aspetta, controlliamo qua. Dai, non c'è. Oh. Infatti dicevo, okay, la stone okay, che abbiamo fatto okay. Vabbè. Avevamo cotto della stone. Avevamo cotto della stone in un altro momento. Vabbè, non è un indizio importante. No, quindi. No. Cioè, serve solo a capire che ti sei rifatto la strada. E lui? Chiudi. È un bunker. E io lascio così. Così non si becca nel modo in cui l'ho trovato. Aspetta. Uscite, gli ospiti non sono graditi qui. Firmato Cimmia Banana. Carly, ce l'abbiamo. Carly. Abemus. Cioè, un bunker. Po' mi dispiace. Scusa, ma no, ma sei matta. Ma così ti beccano tu. Infatti, devi farlo piccolo. Cioè, Carly. Non c'è nessuno che non ti beccherà, Infatti, guarda. Bisogna. Io lo farò. Guarda. Questa è qua qualcuno che l'ha beccato. Qua è qualcuno che l'ha beccato. Perché, cioè, mi dispiace, scusa Carly, che abbiamo approfittato del fatto che abbiamo capito che hai sbagliato a scrivere le coordinate, però... Non c'è fino al tryhard. Lo so. Ma scusami, so. Ma qua non è 390 Sunflower? Qua è, anzi, Sunflower Plains. Sì. No, è giusto. No, okay, è giusto. Ok, è giusto. Ha fatto giusto. Ti vedo, però io sono esattamente sopra di te, so, perché però infatti stavo studiando buco. La zona. Allora, il problema è che io non mica posso prendere il suo teleport, questo è personale per le persone. Sì, non lo puoi prendere, io non posso prendere neanche il tuo. Quindi la domanda è, come esco senza creare... Disastri? Forse mi conviene proprio da qua, perché almeno è dirt. Sì. A dirt la rimetti più easy. Allora, faccio un uno per uno. Ciao. Oh, se vuoi ti posso costruire. No, tanto ne ho stone. Ti costruisco una strada se vuoi, altrimenti. Io ti vedo, guarda, ti do una mano. Però non voglio rompere troppo in superficie, perché sennò poi si vede. Ah, sei già arrivato. Sì, dai, non era così grave. No, l'ha fatto abbastanza. Allora, facciamo che faccio così. Guardatevi sta mossa. Copio esattamente. Esatto. Chiudi. Guarda, con questo blocco volante sarebbe letale. Sì, ecco. Ok, a meno che non torna qualcuno prima che ricresca l'erbetta qui, ma non no, ha nessuna chance. Questa ricresce in 2 secondi. Questa teoricamente ricresce subito.
un bunker trovato. Sono già soddisfatto, per me abbiamo già vinto. Cioè, personalmente è una vittoria personale. L'ho fatto. Non lo so, perché nel caso di Mark, riguardiamo, aspetta, non c'è la foto. Io voglio provare a trovare anche quello di Mark a sto punto. Meno 1, x più z, 344. X, quindi è molto È poco. Molto vicino. Allora, se le dovessimo dividere sarebbe... Dividile per 2. Per 2 è tipo 170. Però potrebbe essere anche tipo... 320-20, certo. Esatto, certo. Ma può essere anche che in realtà sta a meno 800. No, però in quel caso avrebbe sbagliato. Spero che non abbia sbagliato. Perché non si fa la sottrazione. Tu dici la distanza di blocchi. Quindi se sei tipo a meno 1000 e 400, sono 1400 blocchi di distanza. Ok. Capito? Ok. 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 Oh, possiamo seguirlo. Comunque sai che cosa ha fregato secondo me Carly? Il Sunflower. Cioè senza bio, cioè, no, è follia. Ma infatti doveva fare un plane, esatto. Certo, certo. Ma è ovvio che è stato quello. Secondo me non se ne è accorta. Magari aveva già fatto il bunker. Perché comunque se tu mi avessi messo a queste coordinate plane, non l'avremmo mai trovato. Mai. Non è vero. Bugiardo. Non è vero. Allora, no, aspetta, aspetta. Ho detto una mezza verità, no? Sì, beh, è stata sarà una bella tu? Mossa. Chi lo sa? Chi lo sa? Così impari. Certo, Mark, certo. Ah, io mi tocca tornare a piedi. Ho una reggia, ma è scemo? Sì, sì. Stavo... Ho un problema con i numeri di Minecraft. Io con i numeri in generale, quindi lo so. Comprendo. Oh my god, what is that? Meno uno mi stava facendo pensare che sta ad un blocco da terra. Perché, capito, mi viene da pensare... Ah, è vero! Che... Capito, è vero? Sì, ho capito, ci avevo pensato anche io. E invece cioè... meno uno da qui vuol dire 67 blocchi sotto. Non è facile trovare il bunker di Mark. No, perché quello di Carly era anche abbastanza in superficie. Ma soprattutto non abbiamo il bioma. Eh sì. Quindi è molto vicino, ma non abbiamo il bioma. Non è che l'ha fatto sotto casa sua. Cioè, riprendiamo la mia idea che ancora non avete sentita, però in realtà all'inizio non lo fa sotto casa nostra. Vediamo se la somma rispetto allo spawn a casa sua fa così. Oppure magari... Io sto per morire. Oh, aspetta. Devo andare un attimino a casa, Steph, sto morendo. Perché non ho cibo e... Ah, pagliaccio! Steph al bunker! L'ho beccato! L'hai beccato! L'ho trovato! Beccato! Due bunker oggi, portaci! Sto andando un attimino a casa perché sto a morire. Ma dove sto finendo? Mi cuocio un po' di cibo. Ma dove sono? Risulterebbe, lo ricordiate, ma manco per sbaglio. Quindi non è di sicuro qua. Torniamo su. Allora, mi sto incastrando, dai, ma tua scemenza. Allora, no, casa sua ti informo che la somma non farebbe 344. No. Peccato. È una bella idea quello di metterlo sotto casa. Vedi che poi non ci pensa nessuno. Però... Eh no, 344 dallo spawn è più verso casa nostra, Qualcuno potrebbe farlo anche sotto casa di qualcun altro. Certo. Ma Loco ha fatto una discoteca. E poi il beacon, però ho smesso di lampeggiare. Che poi, voglio approfittarne, ora che mi hai ricordato il suo nome. Che io le prove, l'ho detto in live, ma non ho fatto vedere le prove, lo voglio dire ora. Che è Loco a cambiare il nostro quadro, ce l'hanno mandate sul Discord, ora vedrete le prove qui a schermo. Che lui, abbiamo beccato. Allora, cara, beccato. Sai che c'è? Che per oggi a livello di ricerca ci accontentiamo. Vediamo se continuerà a cercarne mercoledì con qualche indizio, qualche mossa incredibile. Okay? Bisogna pensarci bene. Però arriviamo un po' al nostro. Sì. E che famo? Però è stato, vedi, Carly comunque arredandolo me l'ha fatto trovare. Certo. Perché se io non avessi visto il legno di planks, non so se avrei trovato il bunker. Però allora secondo me no. Ma sai che forse lo teniamo bello brutto ciccione? Non so se fare qualche arredamento minimal, giusto per dire che un po' ci abbiamo messo due cose in croce, no? Sto pensando, non lo so. Cioè, è controproducente, capisci?
Dovresti arredarlo all'interno in modo tale da lasciare così le pareti. Sì, però che fai? E tra l'altro questa deve tenerla anche spenta, buio, ma così, brutto, un tugurio, brutto, non si deve capire nulla. Cosa potremmo fare? Se vedi, c'è una scultura. Non mi ricordo più come accidenti si metteva il quadro. Per far guarda, pazienza. Se vuoi io qualcosina la faccio, cioè dimmi tu, però effettivamente... Guarda che belli. Però effettivamente... No, non iniziare, Steph. No, ti prego, non toccare le cose. Non iniziare a rompermi le scatole. Sono lì, è il mio bunker quanto tuo. No. Sono libero. No. Sono un uomo libero. No. Anche se ti lamenti sono libero. È meglio che la smetti. È che io continuo perché sono libero. Faccio quello che mi pare. Facciamo una scena. No, un pollo fa rumore. Brutta idea. Beh, non puoi fare nulla, capito? Perché è tutto controproducente. Bisogna stare attenti in questa sfida. No, per ora lasciamo così. Ci accontentiamo di aver trovato un bunker, che ragazzi è un passo avanti importante. E basta. Però forse a sto punto io proverei ad arredarlo senza toccare le pareti. Io volevo fare pareti e pavimenti belli, ma a sto punto facciamo solo arredamento, sì. Giusto per lasciare qualcosina. Perché quello di Carly era stratosferico e gigante, l'hai trovato solo per quello. Bello. Perché ti è capitato. Però non è una sfida di bellezza di bunker, è una sfida da far trovare il meno bunker possibile. Vabbè, però ci sta se uno ci tiene ad arredarlo. No, però bello, bisogna bello. Stare molto attenti. Beh, sì, sono d'accordo. Ragazzi, ci fermiamo. Sono contento che siamo riusciti a trovare almeno uno. Ringraziamo Carly che non ha messo X più Y, perché altrimenti. No, beh, forse proprio Sunflower ce l'avremmo potuta fare. No, era troppo. Dovevo farlo plain, secondo me. Sunflower era troppo indicativo, cioè, capito? Nel momento in cui, anche se la somma delle coordinate Sunflower non sono troppo estesi come biomi, capito? Il plain è gigante, Sunflower no. Con lo stesso ragionamento, quindi... cara. Perché quello stavo guardando mentre ne parlavamo. Sparks e Carpi potrebbero essere delle belle scelte. Ma sai che forse Sparks lo possiamo beccare in 10 minuti. Dai, con la lettera, lo sai. Pazienza, ci penso dopo all'arredamento. Dopo forse lo becchiamo perché abbiamo l'altezza meno 59 e il bioma meadow. Googlalo un attimo, ma dovrebbe essere quello mi sa con quello dove piange, no? Chi piange? Come si chiama la pianta che piange? Il salice piangente. Il salice piangente, no? Meadow Mountain, no. Cos'è il bioma meadow allora, scusami? Meadow, Grassy Mountain. Ah no, allora no. Speravo fosse quel bioma particolare perché a quel punto lo trovavamo, no? C'è no, qualcun altro che ha qualcosa di più. Il più particolare è una Dark Forest con carpi, non è abbastanza. Sì, dobbiamo pensarci bene. Sì. No, niente ragazzi, falso allarme, non andiamo a cercare spazio, non è così banale e semplice. Per ora ci fermiamo e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!